La sera del venerdì partiamo da Auckland per raggiungere le isole Cook. Quando atterriamo è da poco trascorsa la mezzanotte, ma dobbiamo riportare le lancette dei nostri orologi indietro di 24 ore. Abbiamo difatti attraversato in direzione est la linea internazionale del cambiamento di data, per cui abbiamo guadagnato un giorno intero e per noi è appena iniziato un nuovo giorno di venerdì. La nostra sistemazione è situata sulla sabbiosa spiaggia di Moree Beach. Questa località, con i suoi quattro motu proprio di fronte alla costa, è la parte più suggestiva della laguna che circonda Rarotonga, la più grande isola delle Cook. Le acque turchesi sono ricche di pesci tropicali, specialmente attorno ai motu e verso la linea della barriera corallina. All'interno della laguna è possibile praticare un ottimo snorkeling e del kayaking, immersi in uno splendido ambiente di colori che varia dal cristallino, al verde, e dall'azzurro dell'acqua, fino alle variopinte tonalità iridescenti dei pesci che popolano il basso fondale corallino. Non mancano quindi le occasioni per fotografare questo mosaico di tinte e scoprire sempre nuove ispirazioni con il salire e scendere della marea. L'arcipelago è costituito da una quindicina di isole distribuite all'interno di una vasta area del Sud Pacifico, in quella che viene definita la Polinesia neozelandese. Qui, dove le cartine geografiche finiscono, giacciono le più esotiche ed affascinanti isole dei mari del sud, spesso sognate per le spiagge di sabbia bianca, per i fondali meravigliosi e per i monti vulcanici che si ergono nelle parti interne. Nessun viaggio alle isole Cook sarebbe comunque completo senza una sosta proprio qui, nella laguna di Moree. La spiaggia di Moree è senz'altro la più turistica dell'isola di Rarotonga, ma per fortuna non ci sono né grattacieli, né mega centri commerciali, né traffico caotico. La zona mantiene in sostanza ancora un aspetto decisamente discreto, e vi è da augurarsi che continui sempre su questa strada. La mattina successiva noleggiamo uno scooter per effettuare un giro esplorativo dell'isola. Iniziamo il tour dirigendoci verso sud e qui incontriamo la Titicaveca Christian Church, una chiesa coloniale con annesso un piccolo cimitero. La costa meridionale dell'isola racchiude alcune delle più belle spiagge di Rarotonga, tra cui Aroa, Titicaveca e Tikioti. In esse è possibile effettuare del buon snorkeling data la ricchezza dei fondali corallini. Le spiagge ci consentono di alternare le visite agli edifici e ai siti più rappresentativi di Rarotonga, con momenti in cui ci rilassiamo sulla sabbia sotto il sole tropicale o ci dilettiamo a nuotare nelle calde acque cristalline. Pochi chilometri dopo, una deviazione verso l'interno porta alla base della Wigmore's Waterfall, una piccola cascata che si getta in una fresca piscina naturale di acqua dolce. Proseguendo il periplo dell'isola, incontriamo la Arorangi Christian Church, altra chiesa in stile coloniale con annesso il cimitero. Per spezzare il viaggio e rinfrescarci un po', puntiamo verso il litorale dove si trovano tratti di costa incantevoli. Ripreso lo scooter, compiamo una deviazione verso l'interno che attraversando verdi prati puntellati di palme, conduce alla Hospital Hill. Si tratta di una modesta collina da cui è però possibile avere una bella veduta panoramica di questa parte dell'isola. Proseguiamo il nostro viaggio e dopo alcuni chilometri raggiungiamo il sito di Black Rocks. Questo tratto di costa è caratterizzato da enormi massi litoranei di pietra nera che fanno da contrappunto ad acque verdi e turchesi, sabbia bianca e palmeti color smeraldo.
Secondo la tradizione isolana, si ritiene che questo sia il luogo da cui gli spiriti dei morti si imbarcavano per il loro viaggio verso l'aldilà. Giungiamo così nella costa nord dell'isola su cui sorge Avarua. In verità qui vi sono poche attrattive e gli unici punti meritevoli di menzione sono il porto commerciale, il Punanga Nui Market e il National Museum, che espone alcuni manufatti delle isole Cook e del Sud Pacifico. Da Avarua, proseguiamo verso una strada leggermente interna che conduce alla Raite Tonga, il più importante sito marae dell'isola. Questa zona era un antico luogo di ritrovo ed oggi rimangono come unica testimonianza solo delle pietre allineate delimitanti un antico cortile reale all'aperto. Scendiamo lungo la costa orientale e qui incontriamo l'antica chiesa cristiana di Matavera. Prima di fare rientro a Muri Beach, giungiamo nei pressi dell'Havana Harbour. Da qui nel XIV secolo la famosa Waka Oceanica si mise in viaggio per colonizzare la Nuova Zelanda. Una escursione giornaliera imperdibile è il Cross Island Trek. Un percorso di trekking che richiede 4 o 5 ore di marcia e che taglia l'isola da nord a sud. Lungo il cammino è possibile ammirare alcuni dei panorami più suggestivi di Rarotonga. Il percorso culmina in prossimità del cosiddetto The Needle, una parete rocciosa verticale che domina lo spettacolare paesaggio circostante. Con un volo interno ci trasferiamo da Rarotonga ad Aitutaki, isoletta che si estende attorno ad una delle lagune più spettacolari del Sud Pacifico. Qui affittiamo per una settimana un bungalow che si affaccia direttamente sulla spiaggia. Le sfumature azzurre dell'acqua, le onde spumeggianti attorno al perimetro della barriera corallina, le lunghe distese di sabbia bianca e le molte isolette deserte poco distanti dal litorale ne fanno un posto da sogno. Aitutaki possiede una sua peculiare bellezza che è rappresentata dalla sua laguna di forma triangolare. La barriera che circonda l'isola racchiude grandi formazioni coralline ove abbondano i coloratissimi abitanti del reef. Trascorriamo i primi giorni godendo di questa soffice sabbia e di questo incredibile mare, che fanno di Aitutaki uno dei posti dove si trovano le spiagge più belle del mondo. La vasta laguna color blu turchese che occupa la parte interna dell'atollo è una delle più belle dell'Oceano Pacifico. Le sue acque sono generalmente calme e tiepide anche in pieno inverno, ed i numerosi banchi di corallo che sorgono ovunque, anche a pochi metri dalla spiaggia, offrono numerose opportunità per fare snorkeling. Prendiamo due biciclette e ci dirigiamo ad Arutanga, unico agglomerato urbano di rilievo di Aitutaki. Il paesino è estremamente tranquillo e la zona più interessante ruota attorno al piccolo porticciolo nei cui pressi sorge anche il principale mercato alimentare. Verso sera facciamo rientro al nostro bungalow e dopo esserci preparati un buon cocktail a base di frutta, ci distendiamo sulla sabbia per goderci un tramonto mozzafiato. Qui i tramonti hanno davvero qualcosa di magico. Il colore incredibile del mare e del cielo, abbinato al silenzio irreale che governa l'isola, rendono questo momento della giornata un vero e proprio rito da rivivere ogni sera. Con uno scooter effettuiamo un giro dell'isola visitando due importanti marae, termine che identifica i luoghi sacri delle società polinesiane. Il Te Poaki Orae ed il Tokangarangi sono rinomati per le loro grandi pietre in gran parte inghiottite dalla giungla. Superati alcuni piccoli villaggi, raggiungiamo Otu Beach, una spiaggia posta sulla estrema punta orientale di Aitutaki. Sulla via del ritorno effettuiamo un breve trekking per raggiungere la cima del Mount Gapu, la vetta più elevata dell'isola. Dai suoi 124 metri, offre splendidi panorami dell'intero atollo e della laguna.
anche questa giornata si chiude con uno spettacolare tramonto. Organizziamo per il giorno successivo una uscita in barca per la visita di alcuni motu posti al largo. Facciamo tappa sul Maina Motu, un isolotto disabitato su cui vivono una moltitudine di uccelli che qui nidificano. Effettuiamo una prima sessione di snorkeling al di fuori della barriera, ed oltre ad una straordinaria varietà di pesci, abbiamo anche l'occasione di avvistare e nuotare con tartarughe e razze. Questa escursione mostra Aitutaki in tutta la sua bellezza, e la ricca vita sottomarina presente intorno alla quindicina di motu sparsi qua e là è davvero uno dei tesori del Sud Pacifico. Altre sessioni di snorkeling le effettuiamo in diversi punti della laguna interna caratterizzati da una ottima visibilità che consente di apprezzare al meglio la ricchezza che anima questi fondali. Navigando sulle tranquille acque della laguna, è possibile osservare enormi giant clams, ostriche giganti, poste pochi metri sotto la superficie. Ci spostiamo ora nell'Honeymoon Motu, un'isoletta incantevole anch'essa disabitata. Essa consiste in una lingua di sabbia di circa mezzo chilometro, la cui lunghezza e larghezza effettive dipendono dalla marea. Tale lingua di sabbia conduce ad una ampia spiaggia di candido e morbido arenile corallino che circonda un piccolo palmeto dalle sembianze di un'oasi sahariana. Acque cristalline blu turchesi, calme, limpide e tiepide, si estendono fino all'orizzonte in tutte le direzioni. Il posto è talmente affascinante che decidiamo di fermarci qui tutto il pomeriggio. Abbiamo ancora qualche giorno da spendere ad Aitutaki, e non resta allora che godersi il sole, la spiaggia, e questo mare incomparabile. E naturalmente l'ennesimo tramonto mozzafiato. È giunta l'ultima sera, e chiudiamo questa splendida settimana con una cena sulla spiaggia al suono delle danze polinesiane. Un volo ci attende per far rientro a Rarotonga. Prossima destinazione saranno le isole Samoa.